combattimento mondiale, categoria dei super leggeri versione WBA, tra Patrizio Oliva, detentore, e lo sfidante Brunetto Mancino, impostato in guardia quasi frontale, molto teso anche lui. Vediamo che Patrizio Oliva si dimostra molto calmo, per ora sta vibrando soltanto colpi di sinistro, il suo jab sinistro, poi si avventura con un gancio che non ha trovato il bersaglio. Pubblico accompagna i gesti, i movimenti dei pugili e vediamo che Patrizio Oliva centra subito con un sinistro destro, mette in difficoltà Brunet, quello investe di colpi, sbanda l'americano, cerca di risolvere la situazione subito Patrizio Oliva, l'americano gli ha offerto il destro per tentare una soluzione clamorosa. Non riesce nell'intento sino a questo momento. Patrizio ancora, poi affonda il destro che si abbatte su Brunet, chiaramente in difficoltà, un inizio a sorpresa e Patrizio Oliva ha sfruttato immediatamente l'opportunità che gli si è presentata. Ora ancora preciso, forza i colpi, cerca la soluzione clamorosa. Vediamo che percolla, ma il regolamento della WBA non prevede il conteggio in piedi. Ancora Oliva investe l'avversario di colpi, si scatena, esce fuori tutta la rabbia, l'opportunismo di Patrizio Oliva. Ripetiamo che il regolamento non prevede il conteggio in piedi, si va avanti. L'americano ancora non è recuperato, anche se è nella condizione di tentare qualche difesa, ma non vede più i colpi. Patrizio Oliva mette a sinistra i ganci montanti destri, ancora lo avvolge una fitta rete di colpi. Brunet resta ancora in piedi, non sappiamo come faccia, ha uno zigomo completamente tumefatto, vacilla sulle gambe, riesce a stare in piedi. Ripetiamo che il regolamento non prevede il conteggio in piedi, deve essere l'angolo a decretare la resa. Ora vediamo che Patrizio Oliva si è affaticato e il suono del gong conclude questa spettacolare, emozionante prima ripresa, dominata letteralmente di 3 punti perlomeno da Patrizio Oliva. Non sappiamo come sia riuscito a rimanere in piedi Brunet. Ora avrà 1 minuto per recuperare, ma vediamo che interviene il medico di servizio. Ecco qualche immagine che Gambuti ci fa rivedere. Ha letteralmente travolto Patrizio Oliva, l'avversario. Aveva iniziato con molta prudenza, secondo la logica delle cose. Avrebbe dovuto prima soppesare le qualità dell'avversario, poi forzare la cadenza, ma quando si è reso conto che il destro, che aveva vibrato con molta precisione, aveva lasciato il segno, la traccia, si è scatenato e lo ha letteralmente travolto. Ma vediamo che interviene l'arbitro per questa seconda ripresa. L'americano vediamo che ha l'occhio sinistro completamente chiuso, uno zigomo gonfio, non vede i colpi. È difficile prefigurare un suo cammino lontano, anche se vedete Patrizio Oliva adesso conserva la freddezza necessaria per non sprecare colpi. È
nettamente superiore in fatto di tecnica, di precisione, di scelta di tempo, e questo si sapeva. Dobbiamo dire che ha recuperato completamente la velocità di esecuzione e anche la varietà dei colpi. Naturalmente non è stato mai un terribile picchiatore, ma vedete la precisione con cui mette a segno, raggiunge il bersaglio con il sinistro e destro. Vedete come sfrutta gli errori dell'americano, che ora in un disperato tentativo cerca di farsi sotto facendo il gioco del pugile partenopeo, il quale predilige il tipo di pugile che lo assalta proprio perché dispone di una scelta di tempo tale da mettere in difficoltà l'avversario. Ancora barcolla Brunet, il pugile del Minnesota dimostra un grande coraggio, ma soltanto questo dobbiamo dire, anche perché non ha potuto farci vedere assolutamente nulla. Superato, surclassato. Ora naturalmente si dirà che questo Brunet era assolutamente un avversario improponibile per Oliva, nel senso troppo fragile, ma pur sempre figurava all'ottavo posto nella graduatoria. È anche naturale che nella scelta di un avversario per una difesa volontaria la scelta cadesse su un pugile verosimilmente non troppo inquietante, ma possiamo pure ribadire che la conferma ancora una volta della giustezza della filosofia di Patrizio Oliva, che al momento opportuno ritrova tutta la sua bravura, il suo temperamento e anche una certa volontà combattiva che non di rado gli fa difetto quando l'impegno non è particolarmente rilevante. Brunet vede soltanto da un occhio, il sinistro è completamente chiuso, ancora una ripresa dominata da Patrizio Oliva. Dicevamo che è assai improbabile, anche se non si può mai dire, che l'americano possa andare avanti oltre. D'altra parte anche all'angolo, Letture giustamente diceva che chi lo dirige ha dimostrato non certo una grande professionalità. Alle 2 minuti della prima ripresa il fratello ha abbandonato il combattimento perché è andato sul ring, e reglamentariamente ha abbandonato. E lo so, ma l'arbitro non ha riconosciuto perché il regolamento non prevede il conteggio in piedi e doveva gettare l'asciugamano. Tutto questo è per la inesperienza totale della gente che è nella schiena. Ecco, ora vediamo che all'angolo di Brunet si affannano per cercare di riparare i danni subiti dal loro protetto. Naturalmente questo inizio travolgente ha incoraggiato, stimolato Patrizio Oliva. È la terza ripresa, ripetiamo, il combattimento mondiale dei super leggeri versione WBA. Combattimento sulla distanza delle 15 riprese con Patrizio Oliva che ancora vibra, tocca duramente con il sinistro, poi doppia i colpi. L'americano, a parte i colpi che ha subito, adesso è anche molto svantaggiato, avendo l'occhio sinistro completamente chiuso. Ora si concede a Patrizio Oliva una tregua, ma evidentemente aspetta l'opportunità che gli offre il pugile. Vedete, quando attacca lo anticipa sistematicamente. Ecco ancora un altro esempio. Parte con il sinistro Brunet, o con il destro, si scopre, e Patrizio Oliva la infila con disinvoltura estrema. Ancora il jab che l'americano assolutamente non vede. Brunet gli ha offerto all'inizio del match, proprio a metà della prima ripresa, ora vediamo che Patrizio Oliva porta il destro che scuote nuovamente Brunet.
dopo qualche secondo di tattica attendistica. Patrizio Lieve è ritornato all'attacco, avete visto, coronando con successo una serie, 1, 2, 3, 4 colpi, poi alterna la figura. È quasi un combattimento con il pungiball, dobbiamo dire. E i secondi fanno troppo affidamento sul coraggio del loro protetto. Poi entra, interviene giustamente il manager Dupas.